Oh, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ciao Federica. Ciao Mauro, un saluto a tutti. Federica Di Bartolomeo, giornalista, Mediapason Tele Lombardia Top Calcio. Diventeremo una coppia comica prima o poi, Federica. Mi sa di sì. Io ho scritto questa settimana un WhatsApp a Federica. Federica, ho paura, ma Non ti ho non mi ha risposto, non risposto, ti ho ecco. risposto. Lo so perché non volevo metterti ancora di più ansia. E quindi ho detto non gli rispondo. Non ci pensare, Una paura Mauro, non ci pensare. folle. Oggi le stelline della Champions, su, tra l'altro, degli altri, non la nostra, però vabbè. Allora, cara Federica, in copertina abbiamo la parola ai tifosi perché volevo girarti un po' di temi della domenica fra i tifosi. Un tema è Brahim Diaz. Immaginavo. Brahim Diaz divide molto, anche le sue prestazioni. Ci sono prestazioni in cui lo riscatti, lo tieni e lo abbracci, altre meno. Tifosi che discutono, cosa ne pensi? Allora, leggevo un dato su Brahim poco fa, lui nel 2023 ha fatto 6 assist, correggimi se sbaglio, meglio di lui nei maggiori campionati europei solo De Bruyne. Ora, non sto paragonando Brahim Diaz a De Bruyne, con tutto rispetto per Brahim Diaz, però un giocatore che soprattutto in questo 2023 ha fatto bene, anche se comunque in alcune occasioni, vedi anche poi nella gara di ritorno in Champions, a me non è piaciuto, nel senso, più che non è piaciuto, in alcune situazioni deve incidere di più, deve fare la differenza. E quando la partita è importante, a parte Napoli di campionato, secondo me quest'anno lui la differenza non l'ha fatta. Poi ne faccio anche una valutazione economica: a 20 milioni, e dove ne trovi un altro con i numeri di Brahim Diaz e comunque con le caratteristiche di Brahim Diaz? Anche se 20 milioni non è una cifra banale, sono tanti. Non lo so, ci sono una serie di valutazioni da fare, per me da riscattare, però penso che il Real Madrid non voglia scendere sotto i 20 milioni, anche perché loro hanno il diritto di recompra. Comunque piace anche altre squadre, non lo so, non ancora io, cioè in questo momento non ti so dire se lo riscatterai o meno, però ti dico sì perché non ho in mente altri nomi che possano comunque stuzzicare le mie fantasie calcistiche o comunque che possano far meglio di Brahim a quella cifra, eh. Charles de Ketelaere, Federica, giocatore importante, grande investimento. Il primo mese era partito in maniera interessante, poi abbiamo visto tutto il resto della stagione. Il Milan, in questi anni, tutte le volte che non ha più creduto su un giocatore, o lo ha ceduto sotto Paquetà, Sì. Piontek, perché anche il prestito significherebbe un po' rompere il cordone ombelicale. Quindi, avanti con l'investimento, avanti con la fiducia, oppure cosa ne pensi? È un investimento importante perché 35 milioni sono tanti. Io vi dico avanti con la fiducia. Poi Mauro, tu lo sai, io sono anche una molto critica, anche comunque i tifosi che ti seguono, che ci seguono, lo sanno, eh? Non sono una che dice no, è tutto bello, Certo. tutto rose e fiori, quando poi non è così. E su De Ketelaere ad oggi la mia non può, è per forza una bocciatura, che, cioè, ma penso che nessuno si senta di dargli più di un 6 a De Ketelaere. Però 35 milioni, vi dicevo, sono tanti, e il Milan ha dimostrato che i giocatori bisogna aspettarli. Vedi Tonali, vedi Leao è esploso dopo 2 stagioni, ma vedi anche, ora non è più nel Milan, che sì, il Milan l'ha aspettato, ma anche lo stesso Calhanoglu, anche per Calhanoglu l'investimento era stato importante, non pari a quello di De Ketelaere, però il Milan l'ha aspettato prima di trovare poi il vero Calhanoglu. Quindi dico, il Milan ha speso 35 milioni, fortunatamente lui è molto giovane, è un ingaggio basso, a questo punto aspettiamo De Ketelaere. Poi ci stanno gli errori nel mercato, non sempre poi prendi un giocatore e questo giocatore si rivela una gallina dalle uova d'oro. Federica Di Bartolomeo, giornalista, temi rossoneri. Federica, è chiaro che domani diventa un giorno topico, però non è bello per noi. Infatti io non entro mai nel merito perché immagino l'ansia dei tifosi juventini. Essere qui a valutare la tua classifica, dire sono quarto, sono quinto, non so cosa sono, non è splendido, però ecco, noi avremmo voluto essere qui in questo momento sicuri di una posizione fra i primi quattro posti, senza dover dipendere da una sentenza extracampo nella quale non entriamo nel merito. Io sono convinto che se noi, ad esempio, fossimo usciti dalla Champions League come l'anno scorso alla fase gironi, oggi saremmo tranquillamente fra le prime Sì. quattro. È anche il tuo pensiero ed è un pensiero che ti consola oppure no? Sì,
anche io la penso come te, non è un pensiero che mi consola perché comunque io voglio avere una squadra competitiva non solo in campionato ma competitiva su più fronti, però penso, ripenso alle parole di Paolo Maldini di qualche giorno fa e il Milan non ha i ricambi, con tutto il rispetto è all'altezza, non ha fatto un mercato che ti può permettere di competere su più fronti e quindi ti sei concentrato sulla Champions e hai un po' lasciato da parte il campionato, ma più che lasciato da parte hai perso dei punti che non si dovevano perdere, con squadre sulla carta per il Milan abbordabili, e questo è il mio rammarico e questo è quello che mi fa arrabbiare. Poi io personalmente guardo la classifica, mi piacerebbe vedere il Milan in Champions, raggiungere la Champions, la prossima Champions sul campo, non grazie a poi i punti che toglieranno alla Juventus. Penso che comunque la testa dei giocatori e dell'allenatore sia focalizzata sull'obiettivo e l'obiettivo è il quarto posto conquistato sul campo. La corsa si fa sulla Lazio, anche se poi c'è lo scontro diretto con la Juventus e Pioli ha detto vale una finale, l'ha detto anche Giroud, però dall'altra parte ci sarà una Juve arrabbiata e una Juve, penso alle parole di Allegri, che ha voglia di qualificarsi al secondo posto e poi prende quello che Ecco, sarà. anche dovesse esserci una penalizzazione domani, che Juve troviamo a Torino noi, Federico? Una Juve comunque motivata, comunque arrabbiata. Quest'anno loro hanno Sicuramente. fatto una grande rimonta dopo la penalizzazione. Sì, una Juve motivata, ma soprattutto una Juve arrabbiata, una Juve ferita, una Juve che avrà voglia comunque di riscattarsi per quella che può essere definita una brutta figura fatta in Europa League. Poi brutta figura comunque, il Siviglia non è un avversario da sottovalutare, è la squadra che ha vinto più Europa A te League piaceva nell'ultimo Suso? periodo. A me sì. Perché io oggi ho litigato un po' con Franco Ho Ordine, anche fatto perché... un tweet Ah sì? recentemente su Suso e mi hanno molto criticata. Perché, ragazzi, secondo me, se non fosse entrato Suso, passava la Juve, perché Suso non ha Sì, è saltato solo il gol, ha vero, cambiato la fase, la davvero. regia, l'imprevedibilità offensiva di tutto il Siviglia. Io ho guardato la partita, devo essere sincera, dall'ingresso di Suso in poi, ma è una casualità perché prima era impegnata Certo. e ha cambiato la partita. Poi ha fatto anche un bellissimo gol. Ora mi dirà, ah, è una vedova di Suso. No, non sono una vedova di Suso, però è un giocatore che a me non dispiaceva, Sì, anche se poi naturalmente, sai, con tutti i suoi con le... limiti, No, eccetera, poi con eccetera. Leao di là devi avere a destra, Sì. sai, Leao, la prima punta, Suso, poi gli equilibri difensivi saltano. Federica, di solito tu trasmetti le tue ansie a me, io fino al 10 giugno le Ce le trasmettiamo a vicenda. trasmetterò a te. Avevi un po' d'ansia anche ieri prima di Milan-Sampdoria oppure No, no? Io sì. però per me non era una partita scontata, infatti quando il Milan ha preso gol ho detto Ecco. oddio, invece comunque sono stati bravi a reagire subito dopo. Va bene, grazie a Federica Di Bartolomeo. Un saluto a tutti, grazie a voi e grazie a te Mauro. Grazie Federica, grazie, un caro saluto a tutti ed attualmente ci vediamo e ci sentiamo domani.